Quali eventi hanno segnato il periodo siluriano? Ricordiamo che il nostro viaggio è iniziato nell'Edia Carano, il terzo e ultimo periodo del Neoproterozoico e quindi nel Precambriano. Da allora abbiamo percorso un lungo viaggio nel tempo che si estende per molti milioni di anni. Abbiamo iniziato il Paleozoico con il Cambriano per poi passare all'Ordoviciano che gli è succeduto. Ora è il momento di conoscere meglio il Siluriano. Questa terza fase della storia del Paleozoico promette di essere altrettanto ricca di scoperte. A differenza dei suoi predecessori, il periodo siluriano è relativamente breve, circa 25 milioni di anni. In effetti, è la più breve di tutte le ere paleozoiche. Altre ere, come il Cambriano, sono durate quasi 56 milioni di anni e l'Ordoviciano, il periodo precedente al Siluriano, è durato quasi 42 milioni di anni. Il Devoniano, che seguì, durò quasi 57 milioni di anni. Se i geologi hanno differenziato il periodo siluriano dall'ordoviciano e dal devoniano, è perché è sufficientemente singolare per esserlo. Ed è proprio questo che scopriremo in questo viaggio. Il siluriano è un periodo cruciale della nostra storia, segnato da numerosi cambiamenti nella flora e nella fauna. Durante il nostro viaggio nelle terre cambriane, abbiamo assistito a quella che gli scienziati chiamano l'esplosione della vita sulla Terra. Durante il periodo ordoviciano, la radiazione degli organismi è stata altrettanto ricca, permettendo a numerose specie di svilupparsi e diversificarsi. In biologia, la radiazione è l'adattamento di una stirpe animale o vegetale a un nuovo ambiente di vita, con conseguenti modifiche che ne facilitano le attività. Questo fenomeno viene talvolta definito radiazione adattiva o radiazione evolutiva. Se i periodi cambriano e ordoviciano sono stati fondamentali in termini di radiazione, non sono stati gli unici. Il siluriano, invece, è stato un periodo cruciale per la vita sul nostro pianeta. È stato il periodo che ha segnato per sempre il volto della Terra, con l'arrivo dei primi organismi terrestri. Com'era la Terra in questo periodo della nostra storia? Come si definiscono i continenti e gli oceani? Quali esseri viventi popolavano gli oceani? Come si è evoluta la vita? E perché la vita ha iniziato a conquistare il suolo terrestre proprio in questo periodo? Caro viaggiatore, bentornato! Oggi continuiamo il nostro viaggio nel tempo fino a oltre 400 milioni di anni fa, alla scoperta del Siluriano. Fino ad allora, la vita era quasi esclusivamente acquatica. Vedremo come l'evoluzione biologica e i cambiamenti climatici e geologici abbiano aiutato la fauna e la flora a conquistare la terraferma. Torniamo agli albori della nostra storia, alcune decine di milioni di anni dopo l'esplosione del Cambriano, subito dopo l'Ordoviciano, ormai oltre 440 milioni di anni fa. Torniamo agli albori di quello che fu il Siluriano, il terzo periodo dell'era paleozoica. Ma prima di partire per una nuova avventura, ricordatevi di mettere like al video e di iscrivervi al canale. Grazie e buon viaggio! Il nome di questa era geologica deriva dalla tribù celtica dei Siluriani, che viveva nel Galles meridionale, dove sono state scoperte tracce di questo periodo. Come accennato nell'introduzione, il Siluriano è un piccolo periodo che copre circa 25 milioni di anni. Iniziò circa 443 milioni di anni fa e terminò circa 418 milioni di anni fa. Questo periodo, la terza fase del Paleozoico, è a sua volta suddiviso
in quattro serie contrassegnate da eventi diversi che i geologi hanno definito come segue. La prima, chiamata Landovery o Landoveriano, inizia 443 milioni di anni fa e termina intorno al 433, seguita dal Wenlock o Wenlockiano fino al 427, poi dal Ludlow o Ludloviano fino al 423 e infine il Pridoli o Pridoliano. Chiude il periodo tra il 423 e il 419 o 416 milioni di anni fa, a seconda delle stime. Come si può vedere da questa riproduzione dell'immagine della Terra nel Siluriano, i continenti Laurentia, Baltica e Siberia sono ancora isolati tra loro. Formavano, per così dire, un gigantesco arcipelago. Erano vicini al supercontinente noto come Proto-Gondwana. Gradualmente, però, i tre continenti si sono avvicinati. Questo processo sarebbe continuato per tutto il Siluriano, dando origine al futuro supercontinente Laurussia. Sulla Terra e sul mare, nulla sul nostro pianeta è mai fermo. Tutto è in perpetuo movimento. Il cambiamento è continuo. Eppure non ce ne accorgiamo mai. Va detto che i cambiamenti sono così lenti e avvengono nell'arco di milioni di anni da essere impercettibili. Eppure gli sconvolgimenti, siano essi geologici, climatici, organici o evolutivi, sono sotto gli occhi di tutti. La danza dei continenti continua, come potete vedere. Questo avvicinamento dei continenti darà origine anche a una nuova catena montuosa, la catena caledoniana. All'inizio di questa era, l'oceano Iapeto continuava a subdurre, cioè una placca litosferica oceanica scivolava sotto una placca adiacente che avanzava in direzione opposta. Ai margini del continente Laurentia si può osservare una differenza geologica e geografica rispetto all'Ordoviciano. Verso la fine dell'Ordoviciano, un terreno o microcontinente si staccò lentamente dalla Gondwana e si aggrappò, per così dire, al continente Laurentia. A proposito di Gondwana, avete notato la calotta di ghiaccio che si è posata sul continente? Con l'evoluzione del clima, questa si ritirerà. Come logica conseguenza, il livello del mare si è innalzato. I sedimenti glaciali di questo periodo si trovano fino a Wenlock. Con il tempo si instaura un clima più caldo. Il livello del mare è più alto e le temperature più miti. Tutti questi fenomeni hanno avuto un impatto sulla flora e sulla fauna del Siluriano. Ma il grande spartiacque tra l'Ordoviciano e il Siluriano fu la crisi biologica che colpì duramente il nostro pianeta. Un'estinzione di massa che porterà un gran numero di specie alla loro rovina. Il periodo Ordoviciano era un paradiso acquatico per tutte le specie che vivevano sul nostro pianeta. La biodiversità era ricca e le specie prosperavano e si adattavano perfettamente al loro ambiente. Ricordiamo che nell'introduzione abbiamo parlato di un'importante radiazione evolutiva durante l'Ordoviciano. Le specie marine si quadruplicarono. Comparvero i nautiloidi, i molluschi cefalopodi e le prime barriere coralline. Seguì la crisi biologica dell'Ordoviciano Siluriano, che si pensa si sia articolata in due fasi di estinzione, separate l'una dall'altra da un'era glaciale. Infatti, sono state trovate tracce di una calotta glaciale che si estendeva su quelle che allora erano le alte latitudini meridionali. Durante questo periodo glaciale, forse come conseguenza diretta della deriva dei continenti, l'acqua fredda e ricca di ossigeno si sarebbe diffusa in aree che in precedenza erano scarsamente ossigenate. Inoltre, questa glaciazione avrebbe portato a un abbassamento del livello del mare di circa 100 metri.
l'aumento della superficie terrestre dovuto all'abbassamento del livello del mare influirà sulla rigogliosa fauna delle piattaforme continentali, ossia le acque poco profonde che delimitano i continenti e si estendono in mare aperto fino a poche centinaia di chilometri dalla linea di costa. L'espansione dei ghiacci sottrae grandi quantità d'acqua agli oceani, provocando un abbassamento del livello del mare che può essere considerevole, come sicuramente avvenne all'epoca. Gli organismi viventi adattati all'anossia, cioè a un ambiente che alla fine era piuttosto povero di ossigeno, non sarebbero stati in grado di sopportare questo cambiamento, causando la loro estinzione. Questo periodo di glaciazione si concluse e si pensa che sia durato tra 1 e 2 milioni di anni. È importante sottolineare che, sebbene la glaciazione sia stata una delle cause principali dell'estinzione, anche altri fattori, come i cambiamenti del livello del mare, la tettonica a placche e le variazioni della concentrazione di CO2 nell'atmosfera, hanno giocato un ruolo importante. La fine dell'era glaciale non è priva di conseguenze. L'innalzamento del livello del mare avrebbe causato l'espansione di acque calde scarsamente ossigenate, portando a nuove estinzioni. Se questa ipotesi è corretta, potrebbe spiegare perché la crisi biologica ha colpito organismi che vivono sul fondo come brachiopodi, echinodermi e trilobiti, oltre a forme pelagiche come graptoliti e nautiloidi. Sebbene la crisi biologica sia significativa, gli scienziati stimano che abbia colpito quasi l'85% delle specie, non ha estinto i grandi gruppi nella loro interezza. Alcuni esemplari persistono e riescono a sopravvivere nonostante i cambiamenti nei rispettivi biotopi. In effetti, ne incontreremo diversi nel nostro viaggio nel Siluriano. Alcune specie e generi hanno subito una radiazione evolutiva che ha permesso loro di superare lo stadio ordoviciano. Prima di proseguire, credo sia importante fare un breve inciso sulle estinzioni di massa. Crisi biologiche come quella dell'ordoviciano-siluriano si sono verificate diverse volte nella storia della Terra. Alcune sono più note di altre, come l'estinzione dei dinosauri nel Cretaceo, ma non sono certo le uniche. La vita ha subito 5 estinzioni di massa durante il Fanerozoico, l'eone che va dall'inizio del Cambriano, 541 milioni di anni fa, ai giorni nostri. Le due crisi più importanti dividono questo eone in 3 ere, il Paleozoico, il Mesozoico e il Cenozoico. Durante il Paleozoico si verificarono 2 estinzioni di massa, alla fine dell'Ordoviciano, come appena detto, e alla fine del Devoniano. Contrariamente a quanto talvolta si sente dire, queste crisi non sono mai state brutali, molto spesso avevano origini multiple e combinate, distribuite su milioni di anni. Quando parliamo di estinzioni di massa, parliamo di grandi crisi. Queste sono quelle che in genere conosciamo meglio perché hanno ovviamente lasciato un segno nella storia del nostro pianeta. Ma questo non significa che siano le uniche ad essersi verificate. La storia degli organismi viventi è stata costellata da crisi meno gravi. In effetti, nel Siluriano si sono verificate 3 estinzioni minori che possono essere osservate nell'oceano. C'è stata la cosiddetta crisi di Ihlevichen 433 milioni di anni fa, al confine tra Landoveri e Wenlock, la crisi di Mulde all'inizio del Ludov e la crisi di Lau verso la fine dello stesso periodo. Per la prima, gli scienziati ritengono che il mare fosse anossico, cioè che la concentrazione di ossigeno nell'acqua fosse fortemente diminuita. Per gli altri, la colpa è soprattutto del livello degli oceani. In 30.000 anni, il livello del mare sarebbe aumentato di 16 metri. Si tratta di un cambiamento molto rapido, troppo rapido per dare alle specie che dipendono dai biotopi colpiti il tempo di adattarsi ed evolversi di conseguenza.
Per concludere il capitolo sulla geologia e la geografia dell'era siluriana, la cosa più importante da ricordare è che la Terra ha subito notevoli cambiamenti, in particolare lo scioglimento delle grandi formazioni di ghiaccio, che hanno avuto importanti ripercussioni sull'ambiente e sulla vita. Queste ripercussioni sono a volte uno shock inevitabile per il mondo vivente, ma a volte sono anche sinonimo di rinnovamento, diversità e sviluppo. La fauna ha subito un grande sconvolgimento in seguito all'estinzione di massa avvenuta alla fine del periodo ordoviciano. Per un gran numero di specie fu addirittura fatale. Tuttavia, altre specie sono riuscite a sopravvivere all'estinzione. È il caso di alcune specie, come alcuni membri dei trilobiti. Dopo la grande crisi biologica che ha colpito i nostri oceani, la vita sta finalmente tornando alla normalità. Naturalmente, questo processo richiede tempo. La biodiversità è stata fortemente indebolita e ci vorranno decine di migliaia di anni per ripristinare l'equilibrio. Dopo la crisi, un altro evento scuoterà un po' le cose e darà una piccola spinta all'ordine degli esseri viventi. Un clima più caldo porterà allo scioglimento di alcune calotte glaciali e all'aumento delle temperature degli oceani. Questi elementi favoriranno lo sviluppo di coralli tabulati, esacoralli aridi e tetracoralli aridi, oltre che di alghe e stromatopore. A proposito delle stromatofore, fino a pochi anni fa erano classificate come appartenenti all'ordine dei coralli. Si pensava che fossero strettamente imparentate con le millipore, gli idrocorallia. Tuttavia, in base alle ultime scoperte ottenute dalle analisi dei fossili di questi organismi, è più probabile che vengano classificati come spugne. Ognuna di queste specie, dai coralli alle alghe e alle spugne, contribuisce alla costruzione di grandi barriere coralline, in particolare sugli altopiani intertropicali. Presto daremo un'occhiata più da vicino alle barriere coralline. Restiamo in superficie per un momento. Ancora oggi, le barriere coralline pullulano di vita e costituiscono uno dei pilastri essenziali di molti ecosistemi marini. Nel Siluriano questo era anche il caso di molti organismi. Le barriere coralline ospitavano un gran numero di specie e fornivano cibo ad altri animali più in alto nella catena alimentare. A proposito di catena alimentare, oltre alla barriera corallina, c'è un altro elemento che a volte dimentichiamo di menzionare quando pensiamo agli ecosistemi oceanici: il plancton. Nonostante le sue piccole dimensioni, è un elemento molto importante. La catena alimentare è uno degli elementi costitutivi di un ecosistema. Ognuno ha un posto e un ruolo da svolgere in questo ecosistema. Che sia predatore o preda, ogni specie conta per la sopravvivenza di tutte. Oggi, come nel Siluriano, la base della catena alimentare marina è costituita dal plancton. Infatti, durante questa terza era paleozoica, il fitoplancton e lo zooplancton erano già presenti nel vasto oceano. Per la cronaca, il fitoplancton è un organismo unicellulare presente nelle acque superficiali dell'oceano che utilizza la fotosintesi come fonte di energia. Lo zooplancton è il plancton animale che si nutre direttamente o indirettamente di fitoplancton. Nel periodo siluriano comparvero Urnochitina urna e Fungochitina kosovensis, due plancton marini. In biologia sono noti come chitinozoi. Come tutte le specie marine, il fitoplancton e lo zooplancton sono stati gravemente colpiti dalla crisi biologica della fine del Siluriano, ma alcuni sono sopravvissuti e si sono persino evoluti. Fino all'inizio dell'Ordoviciano, i graptoliti appartenevano al gruppo dei dendroidi, cioè organismi con uno stile di vita planctonico. Ma non era più così.
dopo aver indubbiamente attraversato una fase pseudo-planctonica, alcuni milioni di anni più tardi formarono infine una classe di animali che vivono in colonie, appartenenti al Phylum Ermicordata. I graptoliti sono creature coloniche piuttosto strane che galleggiano nell'acqua. Questi piccoli organismi marini sono animali coloniali riuniti intorno a un fusto principale, con un individuo che funge da base centrale, a cui sono attaccate piccole cellule in cui vive ogni esemplare. Attorno ad esso si sviluppa una vera e propria struttura che forma una sorta di campana vivente sospesa nell'acqua. Ma possono anche aggrapparsi alle alghe e formare la loro colonia attorno a questo punto di attacco, se le condizioni lo richiedono, per la sopravvivenza. Un altro punto importante da ricordare sulle graptoliti è che sono stratigrafiche, in altre parole ci permettono di collocare gli strati sedimentari nel tempo. Nel periodo di Landoveri sono comparsi Parachidograptus acuminatus e Achidograptus ascensus. Nel periodo Wenlock, Cirtograptus centrifugus segna l'inizio del periodo. Segue Neodiversograptus nilsoni nel periodo Ludlow e Monograptus parultimus nel Pridoliano. Nel 2015 uno studio condotto sul plancton fossile risalente a circa 415 milioni di anni fa ha svelato una serie di misteri, tra cui alcune delle cause delle estinzioni di massa. I paleontologi hanno anche notato un'alta percentuale di individui malformati, cosiddetti teratologici, nel fitoplancton e nello zooplancton fossili in strati sedimentari risalenti al periodo Ordoviciano-Siluriano. Questi corrispondono alle fasi iniziali degli eventi di estinzione. Dopo l'analisi, si scopre che questi microorganismi contengono una forma di inquinamento da metalli pesanti. Oggi sappiamo fin troppo bene quanto i metalli pesanti abbiano un impatto negativo sul plancton. Gli scienziati conoscono bene gli effetti teratologici di questi metalli. Le tossine causano anomalie morfologiche negli organismi acquatici e la presenza di individui malformati serve persino come strumento per individuare una possibile contaminazione. Le misurazioni delle concentrazioni di metalli in alcuni di questi esemplari fossili, così come nelle rocce che li circondano, rivelano alte concentrazioni di ferro, piombo e arsenico. L'abbondanza di questi metalli pesanti nei fossili e nelle rocce, unita all'elevata presenza di forme teratologiche, suggerisce che i metalli sono stati assorbiti dagli organismi quando erano in vita e depositati nei sedimenti circostanti. Pur non essendo la causa unica e principale della grande estinzione, l'inquinamento da metalli pesanti rimane un fattore che contribuisce al fenomeno dell'estinzione. Forse è arrivato il momento di andare a conoscere qualche animale marino più grande, non credete? Alcuni molluschi, alcuni brachiopodi e molti pesci vorrebbero testimoniare la loro storia. Ciò che accomuna tutte queste specie è il mondo acquatico. La fauna è quasi esclusivamente marina e, alla fine, abbastanza simile in tutti e quattro gli angoli del globo. Alcune specie si insediano nelle regioni costiere, altre preferiscono acque più profonde. Durante l'Ordoviciano abbiamo osservato diverse specie di molluschi. Questa grande famiglia continuò a evolversi durante il Siluriano. Questi, come i nautiloidi, preferiscono le zone costiere e le acque poco profonde. Grazie alla luce solare che penetra nell'acqua, dovremmo essere in grado di vedere diversi esemplari di questi piccoli organismi marini. Vi ho appena detto che molti molluschi hanno continuato a evolversi dopo l'Ordoviciano, durante il Siluriano. Questo significa che una piccola parte no. Non tutti i nautiloidi hanno continuato il loro sviluppo dopo l'Ordoviciano.
i nautiloidi giganti, ad esempio, sono sempre meno presenti nel Siluriano. Sopravvissero nell'Ordoviciano, ma durante il Wenlock, il secondo periodo del Siluriano, finirono per estinguersi, come nel caso del genere Cameroceras. Altri nautiloidi si diversificarono diversi milioni di anni fa e le condizioni climatiche e ambientali del Siluriano ne favorirono lo sviluppo e la diversificazione. I nautiloidi comprendono conchiglie dritte, curve e persino a spirale. Non solo sono sopravvissuti alla crisi dell'Ordoviciano, ma hanno superato indenni anche la crisi del Cretaceo, visto che i generi Nautilus e Allonautilus esistono ancora oggi. I nautiloidi appartengono alla classe dei molluschi cefalopodi tetrabranchiali, cioè dotati di quattro branchie. Vivono esclusivamente in acque libere. I cefalopodi nautiloidi hanno una conchiglia caratteristica. È a spirale su un unico piano. Al suo interno si trovano diversi compartimenti, tronchi separati da divisori. L'animale vive nell'ultimo scomparto, chiamato camera vivente. Anche se l'animale vive solo in una camera, le altre camere sono comunque utili. Ognuna di queste camere contiene una miscela di acqua e gas. Il nostro piccolo nautiloide è in grado di gestire il volume di questa miscela nelle camere grazie al sifone che le attraversa, permettendogli di salire o scendere più in profondità nell'acqua. La maggior parte dei nautiloidi sono spazzini o predatori opportunisti. In altre parole, non fanno i difficili e prendono quello che capita. Durante il periodo precedente, l'Ordoviciano, un genere di nautiloidi in particolare, ha avuto il suo massimo splendore, Orthoceras. Erano predatori alfa, predatori in cima alla catena alimentare. Ma il gigantesco Orthoceras dovrà presto imparare a stare in guardia. Gli Euripteridi fecero il loro ingresso in grande stile durante il periodo Siluriano. Qui vediamo un Euripteride Acutiramus. Non esiterà ad attaccare il nautiloide gigante se la fame si fa sentire. Ma avremo modo di conoscere questo nuovo predatore del profondo blu più avanti. Nel Siluriano compaiono anche nuovi generi di questi cefalopodi, come Peismoceras. Le loro conchiglie non sono più completamente plani spirali, cioè a forma di spirale su un unico piano. Le torri interne sono staccate da quelle esterne. Anche il genere Phragmoceras vanta una morfologia piuttosto singolare, con la sua conchiglia a forma di cappello frigio. Qui si possono osservare Phragmoceras euristoma e Phragmoceras dubium. Phragmoceras è un mollusco cefalopode nautiloide con una caratteristica conchiglia ricurva a forma di berretto frigio, piuttosto che la conchiglia arrotolata dei nautili odierni, con quasi due aperture, una per la testa e l'altra per il sifone. Tra i cefalopodi, gli actinoceratide possono essere trovati anche con un fragmocono diritto. Il fragmocono è l'equivalente dell'ostracolo negli altri molluschi. Costituisce la parte divisa della conchiglia dei cefalopodi. Questi molluschi hanno vissuto insieme ad altri cefalopodi come ascoceratide, discosoride, oncoceratide, tarficeratide, i cui fragmoconi, avvolti a spirale, sono in grado di galleggiare. Hanno anche un grande sifone. Tra i discosoride è interessante osservare uno dei membri del genere, Gonfoceras. A differenza degli altri animali che abbiamo visto, anch'esso ha una forma piuttosto insolita. La maggior parte dell'animale rimane racchiusa nella conchiglia, lasciando passare i tentacoli e l'imbuto. La sua forma è convessa e allungata, un po' come una goccia d'acqua. Si possono osservare anche gli ortoceratidi. Presentano un fragmocono dritto o leggermente arcuato. Il sifone è stretto e di posizione variabile, dritto o anellato.
I cefalopodi, che abbiamo appena scoperto, amano le barriere coralline e la vita nelle acque poco profonde dei nostri oceani, ma anche i brachiopodi. I molluschi possono essere presenti, ma i brachiopodi sono la maggioranza e popolano maggiormente gli oceani del Siluriano. Tra qualche milione di anni, l'equilibrio si sposterà nella direzione opposta. Nel Devoniano ci saranno meno brachiopodi e più molluschi. Per dare un'idea di questa inversione, nei mari dell'era primaria c'erano circa 50 brachiopodi per ogni bivalve. Oggi i brachiopodi sono molto meno numerosi, con una stima di un brachiopode ogni 50 bivalvi. I brachiopodi sono animali marini che assomigliano molto ai bivalvi per via della loro conchiglia a due valve. Senza un minimo di conoscenza dell'argomento, potrebbero essere facilmente confusi. In realtà, questi due gruppi sono molto diversi dal punto di vista anatomico e, a differenza dei bivalvi, i brachiopodi non sono molluschi. Sono un gruppo che appartiene ai lofofuriani. Questo gruppo comprende anche i briozoa e i foronidia. I brachiopodi sono collocati nel filum Lophophoriens perché è un filum di invertebrati che possiedono un loforo. Il litoforo è un apparato ciliato che svolge un ruolo sia alimentare che respiratorio. È questa caratteristica comune che accomuna i briozoi di cui abbiamo parlato e i brachiopodi nella stessa classe. Il Paleozoico è l'età d'oro dei brachiopodi, poiché è in questo lungo periodo che sono stati più numerosi e diversi. Sebbene nei nostri mari siano ancora presenti molti esemplari di brachiopodi, come abbiamo appena accennato, essi sono meno numerosi rispetto a milioni di anni fa. Questi animali marini hanno uno stile di vita bentonico o sessile, il che significa che vivono attaccati al fondale marino. Per comprendere meglio questi piccoli animali, è importante sapere che uno stile di vita bentonico significa che gli organismi vivono attaccati al suolo o si muovono sfiorando il fondo. Trovano il loro cibo nel sedimento e dipendono da esso per il loro sostentamento. Uno stile di vita sessile, invece, definisce uno stile di vita in cui l'organismo è permanentemente attaccato al substrato, cioè al suolo dove cresce o si sviluppa. È il caso, ad esempio, delle spugne e dei coralli. Esistono due tipi di articolazione valvolare. Il principale criterio di classificazione di questo gruppo marino: brachiopodi articolati e brachiopodi inarticolati. Durante il Siluriano, i brachiopodi articolati si diversificarono notevolmente. A differenza dei brachiopodi inarticolati, i gusci dei brachiopodi articolati rimangono fusi anche dopo la morte dell'animale. L'articolazione è resa possibile dalla presenza di denti su una valvola, la valvola peduncolare, e di fossette di forma complementare sull'altra valvola. Il loro guscio a due valve è detto asimmetrico e può essere attaccato al substrato. La valvola più grande è chiamata valvola peduncolare o ventrale. Quella più piccola è comunemente chiamata valvola dorsale o brachiale. Per attaccarsi, il brachiopode aveva un peduncolo collegato a un orifizio chiamato forame. In corrispondenza della commissura, la giunzione tra le due conchiglie, si può notare una forma ondulata che corre lungo i bordi. Sono proprio queste piccole ondulazioni a differenziare i brachiopodi dai bivalvi, dove la commissura è liscia. I brachiopodi del Siluriano comprendono ortide, strofomenide, pentameride, rinconellide, spiriferide e terebratulide. Gli strofomenide sono un ordine di brachiopodi articolati vissuti dall'Ordoviciano inferiore al Carbonifero medio. Fanno parte della classe estinta Strofomenata, che era il più grande ordine di brachiopodi conosciuto, con oltre 400 generi.
Tutti questi piccoli animali marini si aggirano in un ricco paesaggio marino che favorisce lo sviluppo della biodiversità. Come si può vedere, questo passaggio è molto vario nelle acque poco profonde. È possibile vedere anche alcuni animali molto insoliti. I gigli di mare, noti anche come crinoidi, popolano gli oceani del Siluriano, così come gli Scyphocrinites elegans. Come i ricci di mare e le stelle marine, appartengono agli echinodermi. Apparvero per la prima volta nel periodo ordoviciano, ma si espansero notevolmente nel Siluriano. Esistono ancora oggi. Per la loro forma e il loro nome, vengono spesso scambiati per fiori marini, ma in realtà sono animali calcarei, non piante. Osservate da vicino Scyphocrinites elegans e capirete cosa intendo. Ha delle pinnule all'estremità delle braccia articolate, una sorta di piccole piume che le permettono di catturare il plancton. Le braccia sono raggruppate e attaccate alla parte centrale, il calice, che a sua volta poggia sul gambo. All'estremità di questo stelo, il giglio di mare ha delle punte. Queste lo tengono in posizione sul terreno. Altri animali simili hanno trovato la loro strada sul fondo marino. Le cariocrine, ad esempio, sono echinodermi in rapida espansione. Qui si può vedere una Cariocrinites ornatus. Queste barriere coralline si sono gradualmente affermate, soprattutto nell'oceano Iapeto, tra Proto-Gondwana e Laurussia. Sono diventate la casa preferita dei nautiloidi che abbiamo visto, oltre che dei brachiopodi. Un po' più avanti possiamo vedere i famosi trilobiti dell'Ordoviciano, che si sono notevolmente diversificati dalla loro comparsa qualche milione di anni fa. Per tutti questi piccoli animali, la barriera corallina in fondo all'oceano poteva essere simile al paradiso, ma questo senza contare l'arrivo di un grande artropode, l'Euripteride. Gli Euripteridi sono senza dubbio le specie più emblematiche del periodo, e per una buona ragione. Il Siluriano è noto come l'età dell'oro di questi scorpioni marini. Bisogna immaginare che questi artropodi possano raggiungere dimensioni assolutamente straordinarie, come questo Euripteride Pterygotus. È lungo quasi 2 metri. Durante il periodo Siluriano era il più grande predatore del pianeta. Nessun organismo vivente può competere con lui per dimensioni o potenza. Di conseguenza è diventato rapidamente un predatore formidabile, salendo in cima alla catena alimentare. Si pensa che siano esistite più di 100 specie diverse di Euripteridi. Le loro dimensioni variavano, ma gli esemplari più grandi potevano raggiungere i 2,50 m e i 3,60 m. Questo gruppo comprende Euripterus, Megalograptus e Pterygotus, che abbiamo appena visto. Come abbiamo detto all'inizio del nostro viaggio, l'Euripteroide è un artropode marino. Morfologicamente assomiglia a uno scorpione, da cui il soprannome di scorpione di mare. È imparentato con aracnidi e crostacei. Anche se strettamente imparentati con lo scorpione, i granchi a ferro di cavallo che incontriamo ancora oggi sono i loro cugini più vicini. L'Euripteride appartiene al gruppo dei merostomi, come i granchi a ferro di cavallo, e non a quello degli aracnidi, come gli scorpioni. L'Euripteride è facile da identificare. Si riconosce per il corpo allungato e la coda grande e articolata. Il pungiglione è visibile all'estremità della coda. Tuttavia, a differenza degli scorpioni che conosciamo oggi, è emerso che questo pungiglione non conteneva veleno. Almeno questo è ciò che sappiamo oggi. L'Euripteride ha anche un paio di zampe simili a pinne e pinze giganti e affilate. Queste sono molto efficienti nel tagliare e schiacciare le prede. Mentre alcune specie di questo genere erano indubbiamente opportuniste e si nutrivano di cadaveri trovati qua e là sul fondo dell'oceano,
altri euripteridi erano ottimi predatori. Le loro dimensioni erano un vantaggio e per raggiungere tali dimensioni l'ambiente e le condizioni di vita dovevano essere ottimali. A quel tempo i livelli di ossigeno erano più elevati. Gli esperimenti hanno dimostrato che più ricco è il contenuto di ossigeno dell'ambiente acquatico o terrestre, più grandi sono gli insetti e, nel nostro caso, gli euripteridi. Come abbiamo appena accennato, gli euripteridi erano tra i più grandi predatori del loro tempo e salirono rapidamente in cima alla catena. Cacciavano i trilobiti in acque profonde. I trilobiti assomigliano un po' a delle lumache acquatiche. Ciò che vale per gli euripteridi in termini di dimensioni vale anche per i trilobiti. Ci sono specie di pochi millimetri, ma ci sono anche esemplari molto grandi. Alcuni erano lunghi fino a 75 centimetri. Erano quindi necessari predatori adatti a questo tipo di morfologia. Il loro rigido carapace dorsale, ricco di carbonato di calcio, si fossilizzava facilmente, da cui la loro abbondanza nei sedimenti. D'altra parte, la parte inferiore e le appendici sono raramente conservate e sono note solo per una dozzina di specie. Euripteridi e trilobiti hanno un altro elemento in comune. Come tutti gli artropodi, sono cresciuti nel corso della loro vita attraverso mute successive. Se gli euripteridi erano predatori formidabili, è perché erano perfettamente equipaggiati per diventare i più grandi predatori marini del loro tempo. Molti animali marini dotati di coda possono muoverla solo in orizzontale. Negli scorpioni di mare la coda era praticamente inflessibile in orizzontale, ma altamente mobile in verticale. Secondo i ricercatori, gli scorpioni di mare erano quindi in grado di piegare la coda e di proiettarla lontano sui loro bersagli. Assalivano e uccidevano le loro prede con attacchi laterali, utilizzando le loro code dentate. È quanto ha rivelato il recente studio di un esemplare fossile, quello di Slimonia acuminata. Gli euripteridi sono stati numerosi e molto diversificati nel corso degli anni, ma si sono anche evoluti. Ben presto, in particolare nel Carbonifero, euripteridi come Adelophthalmus pirrae sono stati in grado di respirare all'aria aperta, mentre fino ad allora erano stati esemplari acquatici. Le loro conchiglie erano anche in grado di resistere alla pressione atmosferica all'aria aperta. In altre parole, di tanto in tanto, potrebbero essere in grado di raggiungere la terraferma senza alcuna difficoltà. Per ora continuiamo il nostro viaggio in mare aperto alla scoperta delle tante altre specie che popolano il vasto oceano. Certo, non abbiamo ancora avuto il tempo di incontrare dei pesci, ma come vedrete, la storia di questo gruppo nel periodo siluriano è ricca di colpi di scena. I pesci si sono evoluti molto, soprattutto alla fine del siluriano, ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio questi cambiamenti. I primi organismi cordati apparvero nel Cambriano. Da questa corda è derivata la colonna vertebrale, alla quale potevano essere collegati i muscoli, conferendo loro una maggiore mobilità. Nel periodo ordoviciano, organismi come Sacabampaspis Arandaspis e Astraspis svilupparono un esoscheletro. Questo carapace esterno proteggeva la parte anteriore del corpo, lasciando la parte posteriore flessibile per facilitare il movimento dell'unico arto, la coda. Furono quindi i primi craniati a comparire. I craniati sono il clade di animali con un cranio cartilagineo od osseo che protegge la parte anteriore del sistema nervoso. Appartengono agli ostracodermi. Privi di pinne laterali, usano solo la forza della coda per navigare sul fondo dell'oceano. L'evoluzione dei pesci si era praticamente arrestata alla fine dell'Ordoviciano,
sebbene vi fossero alcuni contorni dell'evoluzione, essi erano principalmente fissati e sviluppati nel Siluriano. Sono noti diversi gruppi di vertebrati fossili, con scheletro mineralizzato ma senza mascelle. Questi gruppi, noti anche come ostracodermi, sono gli arandaspidi, gli astraspidi, gli eterostraci, gli anaspidi, i galeaspidi, i putriaspidi, gli osteostraci e i telodonti. Vediamo di differenziare alcuni di questi gruppi principali nei pesci del Siluriano. Prima di tutto, rivediamo il vocabolario di base dei pesci. Gli ostracodermi sono essenzialmente pesci che vivono sul fondo con una massiccia corazza ossea. Vengono spesso chiamati anche agnati o pesci senza mascelle. Gli agnati, i pesci senza mascelle, apparsi discretamente nell'Ordoviciano, si sono diversificati. Accanto agli anaspidi di forma comune, troviamo gruppi con forme sempre più varie. Gli eterostraci a forma di dardo, gli osteostraci a forma di raggiera e i telodonti più panciuti. Cominciamo con gli anapsidi. Per scoprire questo gruppo, esamineremo un membro eccezionale, Birkenia. È un po' più corta degli altri, misura circa 10 cm. Come gli altri, però, non ha né mascella né pinne. Presenta inoltre un complesso insieme di scaglie dorsali. Gli anapsidi hanno generalmente da 6 a 25 branchie, ma il genere Birkenia ne ha 30. Questa è una Birkenia elegans. Probabilmente è un animale filtrante. Gli ostracodermi sono, per così dire, i più avanzati tra gli agnati. Anche se hanno ancora molta strada da fare, questi pesci sono sempre ben adattati al loro ambiente e attrezzati per difendersi dai predatori. Tra i membri degli anapsidi spicca l'anapside Pharyngolepis oblungus. Non ha uno scudo facciale, ma una forma piuttosto allungata con una pinna anale ben sviluppata. Misura tra i 10 e i 25 cm. Tra i telodonti ci piace conoscere il telodonte Loganellia scotica, un agnatide che misura circa 25 cm. Non ha squame, ma una corazza a piastre. Possiamo notare che è più paffuto e morfologicamente molto diverso dagli anapsidi, nonostante le poche somiglianze. Un altro genere si distingue dagli altri, gli eterostraci. Gli eterostraci hanno uno scudo dermico anteriore e squame sul corpo e sulla coda. Come si può vedere, la parte anteriore di questi pesci è molto pronunciata. Nella parte anteriore hanno la forma di frecce o di ferri di cavallo.
Gli eterostraci sono vertebrati agnatiformi. Si riconoscono per lo scudo facciale a un solo osso. Si tratta del cosiddetto scudo dermico anteriore. Questo scudo non cresce più quando l'animale raggiunge l'età adulta. Un'altra caratteristica distintiva è il corpo appiattito, con una bocca in cima alla testa e squame che ricoprono il corpo e la coda. I loro parenti più stretti oggi sono i pesci grillo. Uno degli esemplari del Siluriano è lo Pteraspis. Questo pesce ha un doppio scudo di placche dorsali e ventrali. Ha anche un rostro, un'appendice allungata che alcuni animali, sia vertebrati che invertebrati, possono avere, come lo squalo sega. Sebbene non abbia pinne vere e proprie, lo Pteraspis ha una coda lobata, un carapace e un rostro che lo rendono molto aerodinamico sott'acqua. Inoltre, se si guarda un po' più da vicino, si noterà che il suo carapace ha alcune protuberanze laterali simili ad ali, che gli permettono di competere con i migliori nuotatori siluriani. La spina dorsale che si vede sul retro del carapace non è molto utile per nuotare, ma era senza dubbio molto utile per allontanare i predatori. Il cibo preferito di Pteraspis è il plankton. Per questo motivo viveva in superficie piuttosto che in profondità. Nel periodo siluriano esistevano diverse specie di Pteraspis, tra cui Pteraspis crouchi e Pteraspis rostrata. Un pesce ha una stretta somiglianza con Pteraspis, un cugino stretto per così dire. Si tratta del Rhinopteraspis dunensis. Noterete che, come lui, ha un carapace, un rostro e spine difensive sul dorso. Entrambi misurano tra i 20 e i 30 centimetri. Prima abbiamo parlato anche dei galeaspidi. Anche questi pesci appartengono al gruppo degli agnatidi. Sono pesci primitivi che non avevano né pinne né mascelle. Un membro del genere si chiama Shuyu zejangensis. Ecco un altro membro del gruppo Laxaspis. La caratteristica armatura della testa è ancora riconoscibile. Il nostro piccolo soggiorno con gli agnati sta per concludersi, ma il nostro viaggio con i pesci non è ancora finito. Infatti, l'evoluzione di questi pesci non è l'unica grande rivoluzione che li riguarda. Uno dei grandi eventi del periodo siluriano è stato l'arrivo dei pesci con le mascelle, gli gnatostomi. Le loro mascelle si sono formate dal secondo arco branchiale degli agnatidi. I primi vertebrati mascellati, o gnatostomi, furono gli acantidi dalle pinne spinose e i placodermi, che racchiudevano la parte anteriore del corpo in un carapace osseo. L'acantoide Climatius reticulatus è stato uno dei primi vertebrati dotati di mascelle. Si distingue facilmente per le piccole spine ventrali che sostengono la pinna. Gli acantodi sono evolutivamente insoliti, in quanto combinano le caratteristiche dei pesci ossei, osteitti, e dei pesci cartilaginei, condritti. Durante l'Ordoviciano, gli oceani erano popolati dai cosiddetti ostracodermi, pesci corazzati con una corazza ossea dermica. Come abbiamo visto, anche questi pesci appartenevano agli agnati, erano ancora ampiamente presenti nel Siluriano. Ma alla fine dell'Ordoviciano e all'inizio del Siluriano, l'arrivo dei pesci placoderma e, soprattutto, dei pesci gnatostomi, cioè dotati di mascelle, sconvolse completamente il mondo marino. Ma non bisogna fare supposizioni sbagliate. Mascelle non significa necessariamente denti. Il gruppo dei pesci placodermi ha subito due grandi rivoluzioni. A differenza degli ostracodermi, avevano una corazza articolata, soprattutto sulla parte anteriore del corpo, composta da placche che ricordavano i gusci delle tartarughe. L'altro punto di forza di questi pesci è, ovviamente, la mascella. Le loro mascelle terminano con escrescenze ossee. Questo tipo di mascella è presente anche nelle tartarughe moderne. Per vedere dei veri denti nei pesci,
dovremo aspettare ancora un po'. Tuttavia, questa mascella primitiva rimane potente e perfettamente adatta al compito di predare. Inoltre, anche se i denti non sono ancora completamente erotti, si possono notare escrescenze ossee che sono senza dubbio i primi segni di questa evoluzione biologica. Per i placodermi si parla di placche gnatiche piuttosto che di denti, con la placca superiore, superognatica, che poggia sulla mascella inferiore, inferognatica. Questo insieme di placche, con le loro zone occlusali, si comportava come una forbice. Questo è particolarmente vero per il pesce che stiamo osservando. Enterognathus primordialis. Ha diverse pinne, una lunga coda e un muso molto particolare. È il primo a mostrare ciò che assomiglia a un volto, con la sua posizione distintiva di occhi, naso e bocca. Osservando un ostracoderma come la naspide, Pharyngolepis oblongus, e un placoderma come l'Enterognathus primordialis, ci si accorge che ci sono diverse altre differenze ben distinte tra questi due gruppi di pesci. In primo luogo, la corazza del placoderma non è più solo sulla testa, ma lungo tutto il corpo. Anche le squame sono chiaramente visibili. Dal punto di vista morfologico, la caratteristica più evidente è senza dubbio la presenza delle pinne. Questi pesci hanno veri e propri arti espressamente progettati per il nuoto. Questo gruppo sta quindi attraversando un importante processo evolutivo. Con la comparsa delle pinne, i pesci placoderma sono in grado di muoversi con maggiore precisione, nuotando meglio e più velocemente. Il suo carapace lo protegge dagli altri animali marini e, soprattutto, acquisisce una potente mascella in grado di sconfiggere le prede, rendendolo un buon predatore marino. Per concludere sulla nascita degli gnatostomi, va notato che questo gruppo ha dato origine, qualche tempo dopo, a due grandi gruppi che conosciamo ancora oggi, i pesci cartilaginei e i pesci ossei. L'analisi di un fossile di Enterognathus primordialis ha stravolto tutte le nostre convinzioni e conoscenze sulle classi di pesci e sulle teorie evolutive. Fino alla scoperta dell'Enterognathus, si riteneva che lo scheletro del placoderma non avesse nulla a che fare con quello dei pesci ossei e che i due fossero comparsi separatamente. Si pensava quindi che i pesci cartilaginei, simili alle razze e agli squali, avessero dato origine ai pesci ossei. Ma l'Enterognathus ha ossa craniche e mascelle piccole. I placodermi sono quindi gli antenati diretti dei pesci moderni. I vertebrati erano indubbiamente dotati di uno scheletro osseo fin dall'inizio. In effetti, le ossa dermiche esterne che possiedono sono simili a quelle degli osteiti. Quindi probabilmente hanno avuto la stessa origine. Ciò significa che la posizione evolutiva degli squali è cambiata radicalmente. Questa rivelazione affina la nostra conoscenza di un intero settore della paleobiologia. I fossili hanno ancora molto da insegnarci. Scoperte come queste gettano un po' di luce sul nostro lontano passato. Lasciamo i placodermi per un altro tipo di pesce. Anche se non appartengono di per sé agli gnatostomi, sarebbe interessante conoscere alcuni conodonti. Questi pesci molto speciali hanno sicuramente molto da insegnarci e da farci scoprire. Il genere Wurmiella, ad esempio, in particolare Wurmiella inflata, era presente negli oceani del Paleozoico. Questi animali sono piuttosto difficili da descrivere e piuttosto insoliti, addirittura spaventosi, nonostante le loro piccole dimensioni. Non hanno mascelle, eppure hanno denti piccoli. Può sembrare paradossale, ma non sono gli unici animali ad avere denti ma non mascelle. È il caso, ad esempio, dei pesci lupo e delle lamprede. I pesci lupo sono necrofagi e le lamprede parassite.
Uno studio del 2012 pubblicato su Proceedings of the Royal Society B fa luce su questo animale, che è certamente un vertebrato, e sul suo modo di nutrirsi, dal momento che possedeva un sistema di dentizione piuttosto originale. Secondo lo studio, gli scienziati, un gruppo di britannici e australiani, sono riusciti a scoprire, attraverso l'usura dei denti, il funzionamento della loro particolare dentizione. I denti funzionavano a coppie, uno di fronte all'altro, esercitando movimenti rotatori per schiacciare il cibo. Infine, l'assenza di mascelle impediva a questi pesci di esercitare una forte pressione, ma riuscivano a compensare il problema con denti molto affilati. Dopo tutti questi incontri marini, possiamo affermare che, anche se il Siluriano è un periodo breve, è stato segnato da numerosi eventi e grandi evoluzioni biologiche nel mondo marino. La biodiversità marina si è sviluppata e arricchita notevolmente durante il Siluriano. E sulla terraferma? La vita terrestre è limitata a una stretta fascia di zone umide intorno a fiumi e lagune, ma anche se è ancora limitata, c'è. Tanto fragile quanto saldamente radicata nel suolo, è determinata a conquistare la terraferma. Ma, come si può immaginare, non è successo tutto in un giorno. Ci sono voluti diversi milioni di anni per raggiungere la stretta striscia di terra siluriana, umida e ricca di vita. Dopo la radicazione evolutiva del Cambriano, nota anche come esplosione cambriana, così importante per lo sviluppo della vita, e dopo la radiazione dell'Ordoviciano, anch'essa molto ricca e importante, l'arrivo dei primi artropodi sulla Terra è senza dubbio la rivoluzione più importante nella storia della vita sulla Terra. È simbolico, segna l'inizio di tutte le possibilità. Le piante sono state le prime a colonizzare la terraferma già nel periodo Ordoviciano, 470 milioni di anni fa, modificando radicalmente la geosfera, ossigenazione dell'atmosfera, formazione di suoli e nuovi regimi climatici e sedimentari. Fino ad allora, tuttavia, le piante erano praticamente sole al mondo. Tuttavia, le micorrize, associazioni simbiotiche tra le radici delle piante e i funghi del suolo, non solo danno alle piante un migliore accesso alle sostanze nutritive del suolo, ma contribuiscono anche ad alterare la roccia. In altre parole, insieme aprono la strada a un biotopo degno di questo nome. Quando gli artropodi sbarcano finalmente sul continente, portano con sé il primo ecosistema terrestre. Gli artropodi sono stati i primi animali a fare il grande passo, insieme ai miriapodi e agli aracnidi, nel Siluriano, 430 milioni di anni fa. Hanno aperto la strada agli esapodi, gli insetti che a loro volta sono sbarcati sulla terraferma all'inizio del Devoniano e ad altri animali direttamente dall'acqua. In totale, 7 gruppi di artropodi hanno raggiunto la terraferma in modo indipendente. Miriapodi, aracnidi, esapodi e almeno 4 gruppi di crostacei, tra cui le cimici e i granchi. I vertebrati sono stati quindi gli ultimi a colonizzare gli ambienti continentali, solo alla fine del Devoniano. In realtà i vertebrati non avrebbero potuto abbandonare l'acqua con la stessa rapidità degli artropodi, per il semplice motivo che questi ultimi erano meglio equipaggiati per affrontare i numerosi problemi anatomici e fisiologici della vita sulla terraferma. Gli artropodi svolgeranno un ruolo essenziale nello sviluppo del suolo e nella decomposizione e riciclo dei nutrienti. Per comprendere meglio questo primo ecosistema, torniamo indietro di qualche milione di anni per osservare gli inizi della prima copertura vegetale. I più antichi fossili di piante terrestri risalgono all'inizio dell'Ordoviciano medio, circa 470 milioni di anni fa. Troveremo una parte del fossile di queste prime piante, le loro spore. La mancanza di fossili completi
limita la nostra conoscenza di queste prime piante, ma ci permette di datarne la comparsa. Un po' più tardi, nel Siluriano, abbiamo iniziato a trovare fossili di tipo diverso. Questa volta possiamo analizzare resti fossili di fusti e radici di piante risalenti a circa 430 milioni di anni fa. Questi fossili comprendono le prime piante vascolari, note anche come tracheofite, che trasportano acqua e sali minerali in tutta la pianta. Le piante vascolari, che producono più acidi delle alghe o dei licheni e hanno un sistema di radici molto più sviluppato, offrono una superficie di contatto più ampia. È quindi molto probabile che abbiano intensificato l'alterazione del substrato, cioè del terreno in cui crescono. Con queste prime piante, la Terra è stata in grado di dare il benvenuto ai suoi nuovi abitanti. Sono state necessarie numerose trasformazioni morfologiche e fisiologiche, sia nelle piante che negli animali, prima che gli organismi viventi potessero adattarsi alla vita sulla terraferma. Se il mondo acquatico non è sempre il più tranquillo, la vita in superficie è dura e molto più instabile. Gli artropodi, grazie ai loro gusci rigidi, sono stati in grado di superare la prima difficoltà posta dalla pressione atmosferica su un corpo, difficoltà che finora non era così problematica, dato che gli organismi vivevano in acqua. Un altro problema affrontato dai primi colonizzatori della Terra è stata la riproduzione fuori dall'acqua. Nei primi tempi, gli animali che vivevano sulla terraferma si riproducevano ancora in un ambiente acquatico. Solo dopo alcune ulteriori evoluzioni e soprattutto grandi rivoluzioni biologiche come l'uovo amniotico, questo ostacolo è stato superato. Ma non siamo ancora a questo punto, tutt'altro. Le piante hanno cercato per la prima volta di conquistare nuovi territori, stabilendosi gradualmente sul continente durante il periodo siluriano. Nelle epoche precedenti, alghe verdi, cianobatteri e licheni si erano gradualmente insediati sulla terraferma. Fino ad allora, solo i licheni erano riusciti a crearsi un vero e proprio spazio. Ma all'inizio del siluriano, anche il muschio riuscì ad affermarsi. Nonostante la leggera presenza di questa vegetazione sulla superficie terrestre, il paesaggio rimane vicino alla desolazione. È ben lontano da una foresta lussureggiante. Tuttavia, qualcosa sta per cambiare durante il periodo siluriano. L'acqua portava sedimenti sulle coste e questi sedimenti erano una manna dal cielo per alcune piante che potevano aggrapparsi al terreno sfruttando l'acqua vicina. È così che nasce la Cooksonia, una pianta con uno stelo e una specie di palla all'estremità. L'altezza media è di 10 cm, ma questa altezza è sufficiente alla Cooksonia per diffondere le sue spore nell'aria e riprodursi. Ben presto la Cooksonia tappezza i paesaggi costieri. La Cooksonia prospera, ma incontra ancora qualche problema di adattamento. Finora le piante non dovevano sopportare la pressione atmosferica, o almeno attraverso l'acqua potevano sopportarla molto più facilmente. Nel corso dell'evoluzione hanno adottato un nuovo scheletro più adatto alla vita sulla terraferma. Durante il Siluriano medio si verificò un'altra importante evoluzione in queste piante. Furono dotate di stomi, piccoli orifizi che permettevano loro di respirare attraverso l'aria. In questo modo le piante acquisiscono nuove capacità per adattarsi al nuovo ambiente. Nell'acqua i nutrienti erano più facilmente disponibili. Sulla terraferma, invece, si trovano di fronte alla roccia. Per superare questo problema, acquisiscono rizomi. Questi sono gli inizi, per così dire, delle radici. Grazie ad esse possono assorbire le sostanze nutritive dal terreno e, soprattutto, ridistribuirle anche agli organi più alti della pianta. Solo dopo qualche milione di anni le piante hanno completato la loro panoplia con le escrescenze.
Queste permettono di catturare una maggiore quantità di raggi solari e quindi di crescere. Per avere successo, ogni pianta doveva talvolta salire molto più in alto delle altre. A quel tempo, ad esempio, le felci erano molto più grandi di quelle che conosciamo oggi. Anche nel Siluriano la vegetazione era ancora molto limitata. Ha comunque favorito la fioritura di nuove specie. Sulla terraferma sono presenti alcune specie vegetali, ma anche animali, che hanno appena iniziato il loro viaggio sulla Terra. Nel Siluriano la vegetazione era ancora agli inizi, ma questo è stato sufficiente per i miriapodi e gli aracnidi, come acari, ragni e scorpioni, per adattarsi a un ambiente terrestre. Gli aracnidi costituiscono una classe di animali che spesso viene confusa e limitata ai ragni. Sebbene i ragni facciano effettivamente parte di questa classe, non sono gli unici membri. Questa classe comprende anche scorpioni, acari, zecche e opilioni. Ciò che distingue questo gruppo è che i suoi membri hanno quattro paia di zampe, né ali né antenne, e i loro ocelli o occhi sono semplici anziché composti, come ad esempio nelle libellule. Anche gli aracnidi sono artropodi, cioè hanno un corpo segmentato, e sono più specificamente artropodi chelicerali. Sono dotati di chelicere. Le chelicere sono appendici vicine alla bocca che terminano con uncini o pinze. Se avete prestato attenzione durante il nostro viaggio, questa descrizione vi ricorderà probabilmente i nostri famosi euripteridi. Avete ragione a fare il collegamento, perché sono entrambi artropodi chelicerali. L'ordine degli aracnidi è incluso nella classe di questi artropodi chelicerali. Anche gli euripteridi sono inclusi, poiché anch'essi hanno appendici simili a bocche che terminano con uncini o pinze. A differenza del nostro primo incontro con gli euripteridi, questa volta non cerchiamo i membri di questi artropodi chelicerali nell'acqua, ma sulla terraferma. Con l'aiuto della vegetazione, ragni, scorpioni e persino miriapodi sono riusciti a farsi un po' di spazio. Come probabilmente già saprete, i primi artropodi artigliati del sottordine dei cheliceri sono comparsi circa 540 milioni di anni fa, durante il Cambriano, il periodo più antico dell'era paleozoica. La maggior parte si è adattata alla vita sulla terraferma. Ma durante il Siluriano, i primi scorpioni e ragni si stabilirono sul continente, o almeno lasciarono una traccia del loro passaggio sulla Terra. Non dimentichiamo che la storia lontana è una scienza molto particolare. Gli scienziati si basano sulle conoscenze attuali, sulla tecnologia e, naturalmente, in primo luogo sui fossili. Purtroppo non sempre è possibile trovare resti del passato remoto. In base all'analisi degli elementi attualmente in nostro possesso, sembra che i primi scorpioni e ragni del continente risalgano al Siluriano. Tuttavia, future scoperte potrebbero aggiornare o perfezionare queste informazioni. Tra gli aracnidi del Siluriano, il genere scorpione e il genere ragno in particolare sono presenti sulla Terra. Prima abbiamo incontrato uno scorpione marino. Questa volta si tratta di uno scorpione terrestre, il Paleophonus. Lo scorpione è lungo circa 7 cm. Sì, le piante più grandi e i nuovi terreni arricchiscono la biodiversità. Possiamo vedere ragni, scorpioni e miriapodi. Paleophonus, il nostro scorpione, ha un modo di vivere che suscita ancora domande. Viveva sulla Terra, questo è un dato di fatto. Almeno questo è ciò che suggeriscono le prove fossili. Ora, se fosse esclusivamente terrestre, se fosse prevalentemente acquatico e a volte sulla terraferma, o se fosse acquatico nella sua forma giovanile e poi terrestre da adulto, la domanda rimane senza risposta. Il pungiglione all'estremità della coda, chiamato anche telson,
è senza dubbio velenoso, a differenza degli euripteridi che abbiamo visto. Nel ragno ci sono chiare somiglianze e differenze con lo scorpione. Nello scorpione l'addome si estende in un post-abdomen chiamato coda. Nel ragno il corpo è composto da due parti, ma la testa e il torace sono uniti in un'unica parte chiamata cefalotorace. La seconda parte è l'addome. È sul cefalotorace che si trovano le quattro paia di zampe motrici e le chelicere. Mentre gli esemplari fossili più belli risalgono al Devoniano, il Paleocarinus riniensis visse sulla Terra alla fine del Siluriano. Appartiene all'ordine Trigonotarbida. I ragni dell'ordine Trigonotarbide non hanno ancora spinneret per la produzione di seta, a differenza della maggior parte dei ragni predatori di oggi. Ne sono un esempio Cryptomartus rebskei. Anche Pneumodesmus viveva sulla Terra nello stesso periodo. Questa volta si tratta di un miriapode. È senza dubbio il primo di questo gruppo a muovere i primi passi sul continente. Questo antenato dei mille piedi segna una tappa importante nella conquista dell'ambiente terrestre da parte degli artropodi, poiché è il più antico animale terrestre scoperto a presentare una tipica respirazione aerea. L'apertura della trachea è visibile sui segmenti fossili ritrovati, il che suggerisce una vita terrestre. Bisognerà quindi attendere pazientemente che l'evoluzione biologica prosegua prima che altri organismi riescano a vivere sul continente. Per concludere il nostro viaggio nel Siluriano, vale la pena ricordare che si tratta di un periodo di transizione tra l'Ordoviciano e il Devoniano. Fu un periodo in cui le piante e alcuni artropodi riuscirono finalmente a conquistare la terraferma, ma anche in cui i pesci primitivi fecero il loro ingresso in grande stile tra gli animali acquatici. Pesci primitivi che avrebbero poi dato vita a una grande rivoluzione nel mondo della vita. Gli acantidi diedero origine agli osteitti o pesci ossei, che a loro volta diedero origine ai sarcopterigi. Questi ultimi, a loro volta, hanno dato origine ai crossopterigi. Tutti questi gruppi potrebbero non significare molto per voi, perché sono nomi piuttosto difficili da ricordare, ma dovete sapere che durante il periodo Devoniano i crossopterigi hanno dato origine ai primi tetrapodi, che forse conoscete meglio, dato che questo grande gruppo comprende, ad esempio, dinosauri e uccelli, anfibi, rettili e mammiferi. Ma questo è un altro periodo, un'altra storia, un altro viaggio nel tempo.